La prima frase di un romanzo deve contenere un po' dell'energia di un grido istintivo che provoca una valanga. Deve essere una scintilla che genera una reazione a catena. Ecco il motivo per cui la prima frase non è mai innocente. Essa contiene in sé, in germe, l'intera storia, l'intero conflitto. Ciao a tutti, amici del Lettore Medio, io sono Claudia e vi do il benvenuto in questa nuova video recensione. Oggi vi parlo di Il venditore di incipit per romanzi di Matej Wiśniewski, edito da Voland Edizioni, che naturalmente ringrazio tantissimo per la possibilità che mi ha dato di leggerlo. Non a caso quello che vi ho letto è appunto l'incipit del romanzo, perché l'incipit è quello che dà il via a tutto, anche alla storia che affrontiamo all'interno di questo romanzo. Infatti il protagonista è il signor M, uno scrittore alla ricerca di una scintilla che gli dia il là per scrivere il suo nuovo capolavoro. Ma è come se gli mancasse qualcosa, però in maniera pressoché provvidenziale viene avvicinato da un uomo durante una premiazione letteraria che gli dà il suo biglietto da visita e quest'uomo si chiama Guy Courtois, che è appunto un venditore di incipit per romanzi, ma non è un improvvisato, è un uomo che di incipit ne capisce perché è stato proprio lui a suggerire alcuni degli incipit più importanti della letteratura, della storia della letteratura, per dirne giusto un paio, Moby Dick di Melville oppure Il processo di Kafka, hanno due incipit creati appunto dal signor Courtois. E incomincia un gioco di seduzione, se vogliamo, tra il signor Courtois e il signor M, il quale desidera ardentemente conoscere quale sarà il suo incipit, l'incipit che gli darà la possibilità di scrivere questo romanzo che potrebbe cambiare appunto le sorti della letteratura. E questo che vi ho raccontato è, diciamo, è la colonna portante, la spina dorsale sulla quale poi si regge tutto il resto, perché non si tratta solo di questo, ma di un caleidoscopio, come l'ha definito appunto Wiśniewski stesso, un ventaglio di storie, di incipit, inizi e personaggi diversi che convergono tutti quanti in questo romanzo. Infatti si tratta di vera e propria metanarrativa e il lettore dalla storia principale si ritroverà catapultato in altre situazioni, in altre vicende, in situazioni anche del tutto assurde. E se questa è una cosa che all'inizio della lettura può confondere, man mano che si va avanti diventerà sempre più affascinante, un gioco di quasi di resistenza tra l'autore e il lettore. Questo romanzo mi è piaciuto molto, non solo per la particolarità chiaramente della struttura, che non è una struttura comune, ci sono tante storie, c'è un po' di Italo Calvino anche in questa struttura narrativa, ma è proprio la metafora in sé, ovvero vogliamo goderci solo l'incipit o vogliamo goderci tutto il viaggio letterario? E credo che questo sia un po' una critica alla letteratura moderna, ma anche una vera e propria metafora di vita. E questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, al di là della scrittura sublime di Wiśniewski, naturalmente. Quindi questa è una lettura che io vi consiglio con tutto il cuore, assolutamente dovete prendere questo romanzo e leggerlo perché è un'esperienza, non solo una lettura. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima video recensione. Ringrazio di nuovo Voland e alla prossima.